Pronti praticamente per cominciare, io non vi ammorberò con il saluto dell'amministratore locale che ringrazia tutti quanti di essere arrivati e il nostro relatore in particolare. È doveroso comunque un ringraziamento e un saluto al personale della biblioteca che gestisce queste cose in completa autonomia e con un gran risultato. Non ruberò dell'altro tempo, adesso andremo a sentire cosa ci racconta Gianluigi Bonanomi, che anch'io come molti di voi vedo oggi per la prima volta, ma che ho cominciato a seguire da quando questi incontri con gli autori sono stati messi in campo. Vi ringrazio ancora, la parola a Gianluigi e buona giornata. Beh, grazie mille, grazie a tutti di essere venuti, grazie alla biblioteca di Mezzago perché ha organizzato questa serie di incontri, tra l'altro molto interessanti, molto, molto belli, e questo è il penultimo, se non sbaglio, poi ce n'è un altro. E quindi niente, veniamo al tema della serata. Come il cloud computing cambia le nostre vite digitali? E il discorso potrebbe spaventare, nel senso che cloud computing è un termine molto tecnico, io l'ho voluto lasciare perché comunque si comincia a parlarne, forse avete sentito qualche pubblicità che dice dove salviamo i nostri dati, forse nel cloud, c'è qualcosa che si comincia a sentire. Quindi ho voluto lasciare il termine tecnico, ma in realtà la cosa più interessante secondo me è proprio parlare di rivoluzione digitale, di vita digitale, di come sta cambiando il nostro modo di vivere, nel senso che voi sapete benissimo che il digitale, l'informatica, l'internet in particolare, sta cambiando praticamente radicalmente tutti gli aspetti della nostra vita. Se, forse senza andare a parlare di chissà quali realtà virtuali, però ve ne rendete conto tutti i giorni, nel senso che chi vuole fare un'assicurazione deve passare dall'online, chi vuole comprare i biglietti di Ryanair o altre cose deve avere un collegamento internet. Avete visto che cosa è successo con la musica, che cosa è successo appunto con i CD, che cosa è successo per i video. E quindi il digitale sta cambiando le nostre vite, e io ho voluto in questa rivoluzione digitale trovare l'aspetto che secondo me, nonostante appunto il nome abbastanza esoterico, è l'aspetto che più ci tocca, e dopo vedremo appunto perché. Io tutte queste cose le ho scritte appunto nel libro che vedete lì esposto, che si chiama appunto Vivere nella nuvola di Oebli. Potete poi acquistarlo se volete, nel senso che è consigliato l'acquisto, non è obbligatorio, nel senso che vi assicuro che ho conosciuto della gente in questi mesi che non l'ha letto e vive bene lo stesso, nel senso. Però voglio dire, già che siamo qua, se volete approfittarne, poi c'è mia moglie da qualche parte, Laura, che si occuperà della parte commerciale. Una precisazione, quella della foto non sono io prima di avere la barba, non so chi diavolo sia, sinceramente, se qualcuno è interessato può scrivere a me e dire chi diavolo è, perché non mi hanno consultato per la scelta della copertina. Io chi sono, prima di cominciare, nel senso due parole, in realtà non molte, nel senso io faccio il giornalista, però scrivo appunto anche manuali per diversi editori, il più importante appunto è Oebli, che appunto mi ha dato questa opportunità. In realtà dopo vedremo perché il tema è veramente caldo, quindi in realtà ci siamo incontrati, dopo 5 minuti abbiamo firmato il contratto per fare questo argomento, e poi stavo parlando prima col pubblico, Mondadori ha copiato il libro, quindi, e no, non vi dirò chiaramente il titolo del libro di Mondadori perché sennò magari andate a comprare l'altro. Prima di cominciare, io appunto sono ovunque su internet, e io sotto ho messo comunque i simboli di alcuni dei social network, se dovesse capitare, se volete contattarmi, fare domande che magari non riusciamo comunque a sviscerare oggi, mi trovate anche su Gmail, quindi nome.cognome@gmail.com. Allora, vi ho detto del libro, vi ho detto dei contatti, vi ho detto che il cloud computing cambia le nostre vite, io direi che abbiamo finito, possiamo andare all'aperitivo. Mi hanno detto tra l'altro che stanno preparando gli spritz, quindi interessante la cosa, e poi ci sono delle buonissime pizzette e altre cose. Ultima premessa, due premesse: io userò dei termini tecnici, cercherò il più possibile di spiegarli. Nel libro ho avuto l'opportunità di inserire nell'ultima parte un glossario per spiegare con parole più semplici possibili tutti i termini tecnici che vengono utilizzati nel corso del libro. Se qua mi scappa qualcosa di un po' hard, un po' troppo su, me lo dite, mi fate qualche cenno, qualche gesto, tiratemi una copia del libro, fate qualcosa, però spieghiamo il più possibile, cerchiamo appunto di essere più chiari possibile. Seconda
Seconda premessa, c'è bisogno di un piccolo contributo da parte vostra, nel senso che io vi farò un paio di domande all'inizio, giusto per settare un po', per impostare la conversazione, quindi poi ho bisogno soltanto al limite di un televoto da casa, di un'alzata di mano. La prima cosa che vi chiedo è quanti di voi usano i servizi cloud computing. Ah, altra premessa, questa immagine fa un po' schifo, soltanto che in rete ce ne sono, però costano, e quindi un po' spending review, così ho dovuto scegliere delle immagini un po' schifose. Gianluigi, scusa, ti prego un attimo, quando vuoi partire, possiamo spegnere la luce? Sì, volentieri. Quindi un po' di un sacco di gente, abbiamo fatto il tutto esaurito. È record incassi per la stagione. Sì, in effetti molti li abbiamo portati noi. Però credo che sia record incassi, no? Allora, io non vedo la risposta, però quanti di voi usano sistemi in cloud? Lascio acceso per il sondaggio, poi vediamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una decina. Cosa vuol dire sistemi in cloud? Questo è un giochino che poi adesso mi ha praticamente rovinato metà della presentazione. Facciamo che siamo un 40, 50, non lo so adesso, non ho contato, quindi un 10 su 50, 20%, 20%. Siete una bellissima platina, meravigliosa, perché già un 20%. Altra domanda, ultima, guardate questi servizi che io ho voluto mettere dei marchi, dei servizi sulla destra. Voi dovreste adesso guardare questi servizi che io ho elencato, quindi YouTube, piuttosto che Gmail, piuttosto che Hotmail, Facebook, Dropbox, queste cose qua. Adesso io avrei bisogno di sapere quanti di voi usano almeno uno di questi servizi. Tutti? Ecco, questo dovrebbe essere il colpo di scena, nel senso che tutti usate il cloud computing. Tutti state usando il cloud computing. Infatti io adesso non vi vedo perché... Però dovreste fare una faccia così. In realtà volevo appunto una faccia di uno sorpreso. Avevo pensato a... Vi ricordate il ministro Scajola? L'immagine quando gli hanno detto che qualcuno gli stava pagando la casa con Rossino. Poi l'idea di avere la faccia di Scajola sulla presentazione mi faceva un po' senso. Quindi ho preferito prendere uno a caso, non so chi diavolo sia. Però guardate questa statistica, è già interessante. L'88% di chi naviga in internet usa servizi in cloud computing spesso a sua insaputa, cioè voi state tutti utilizzando un servizio in cloud computing, non lo sapete ed è normalissimo, perché il termine è anche nuvola probabilmente. E adesso non vi sto ancora spiegando cos'è il cloud, perché ne abbiamo di tempo per parlare. Addirittura è stata fatta questa indagine negli Stati Uniti, andando a prendere della gente che lavora nel campo informatico, che lavora nelle aziende di informatica, gli hanno chiesto: tu sai che cos'è il cloud computing? Questi hanno un po' farfugliato, e soprattutto più della metà ha detto che un temporale potrebbe danneggiare i dati, cioè nuvola, hanno praticamente fatto il collegamento al temporale, ed è assurdo, poi vedremo perché. Quindi è normalissimo non sapere questa cosa. Perché adesso? Perché stiamo parlando di cloud computing adesso? Vi faccio una premessa: il cloud computing esiste da 10 anni almeno, di più molto probabilmente, però molti di voi usano Gmail, per esempio, sapete benissimo che fra poco tempo compie 10 anni. Il primo aprile del 2014 compierà 10 anni il Gmail. Hotmail è ancora più vecchio, quindi il cloud computing esiste da tantissimo tempo. Ma perché adesso? Bello questo orologio che segna sempre l'ora giusta, ora, no? Adesso. Perché è passata l'epoca del computer, del PC fisso. Cioè, io so che molti di voi avranno ancora un PC fisso a casa, io stesso ce l'ho, ci lavoro e ho un portatile, ho altre cose, però in realtà è arrivato il momento di accantonarlo, nel senso che questo è un dato che tra l'altro se ne sta parlando molto, le vendite dei PC e di portatili non sono mai andate così male negli ultimi 20 anni. Il computer in realtà domina la scena anche da più di 20 anni, diciamo da 30-35 anni, da quando appunto dal mainframe è diventato piccolino. In realtà è la prima volta, e il trend si è cominciato a vedere nel 2010. Che cosa è successo nel 2010? È arrivato l'iPad.
sono arrivati quei, comunque quegli strumenti che ci permettono comunque di fare determinate cose, per esempio navigare, per esempio mandare la posta, ricevere la posta, vedere i video di YouTube senza avere una postazione fissa. Noi stiamo andando verso un'epoca dove è sempre più necessario avere dei dispositivi che ci permettano di navigare in mobilità, cioè senza avere una postazione fissa. Questa è un'evoluzione importante, è una rivoluzione da un certo punto di vista. Lo stavo dicendo prima, è arrivato l'iPad, non so se qualcuno ha visto questo video del tizio che lo usa come per tagliare le... perché questo vuol dire che l'iPad, il tablet, lo smartphone li stiamo utilizzando per fare praticamente tutto. Cioè io conosco gente che non ha comprato il notebook, non ha comprato un portatile perché con l'iPad può fare praticamente tutto. In realtà ci sono comunque degli ambiti dove serve ancora un PC, per esempio se fate della produzione di contenuti, chi fa i video, chi lavora su AutoCAD, non lo so, penso queste cose qua serve ancora un PC, ma tutti gli altri è sufficiente avere un telefonino intelligente, smartphone oppure un tablet. Se addirittura Steve Jobs, che voi sapete è stato uno di quelli che ha, diciamo, aperto la strada al computer personale, nel senso che lui con l'Apple all'inizio, con l'Apple 2, è stato uno di quelli che poi ha spinto di più per... Se lui è arrivato a dire che i PC sono come dei vecchi camion in una nazione dominata dalle automobili, ha detto questa roba che è lenta, che fa fatica, perché c'è qualcos'altro che va più veloce, che idealmente più veloce. Guardate la foto a sinistra, non so neanche questo che diavolo sia, non ha una faccia tanto bella, però guardate tutta questa pacottiglia di roba, forse è una foto degli anni 80, forse del 90. Guardate tutta quella roba, per fare i film, per ascoltare la musica, per scrivere, per un computer, per ascoltare questo e quello, il Walkman. Ora, tutte queste cose, tutte possono essere fatte da un solo dispositivo, che è il vostro smartphone. Quanti di voi hanno un telefono intelligente che si connette a internet? 90%. Quindi sapete di cosa sto parlando, adesso col telefonino andate in internet, guardate la posta, fate tutto quello che bisogna fare e forse anche di più, nel senso che social network, tutte le altre. Quindi tutta quella roba può essere fatta con questo dispositivo. In realtà non ne basta uno. Possiamo assommersi dei dispositivi, tant'è che si parla dell'epoca degli schermi, multischermo, qualcuno avrà sentito parlare di second screen, che vuol dire secondo schermo, che è l'abitudine di stare davanti alla televisione tenendo un altro schermo davanti. Perché magari vuoi commentare su Twitter, perché vuoi andare a ricercarti le robe su Wikipedia mentre stai guardando una serie TV, perché... Ed è qui l'inghippo, nel senso che se io di questi dispositivi produco dei contenuti, o guardo la posta, e poi questi contenuti sono limitati a quel dispositivo, come faccio poi ad accedere agli stessi contenuti con gli altri? Cioè, se pensate a quando per esempio, si riceveva la posta con il portatile, poi bisognava andare a casa e sincronizzare, cioè trasferire la propria posta sul computer di casa, oppure sul palmare all'epoca. Cioè, è assurdo, non si può fare una cosa del genere ogni volta. Ed è per questo che i sistemi di cloud computing, cominciamo a introdurre l'argomento, ci permettono di prendere i nostri file, che un tempo tenevamo sul nostro computer, e metterli altrove, e metterli in un posto dove possono essere accessibili da tutti gli altri miei dispositivi. Pensiamo, abbiamo citato prima, la citerò molto perché è il servizio più immediato, che è appunto la posta elettronica di Gmail. Voi potete accedervi da qualsiasi computer connesso a internet. Voi pensate invece quando bisognava scaricare la posta su Outlook Express e poi non l'avevate dalle altre parti. Allora bisognava mandarsi la posta su un altro indirizzo perché bisognava mandarla a casa. No, adesso ovunque voi siate avete la possibilità di accedere ai vostri dati. E questa è la grande rivoluzione, e questo è il tema della serata. Cioè, è da qui che parte tutto. I pro del cloud computing. Cominciamo a spiegare che cos'è, cominciamo dai pro. Io so che c'è un po' di disorientamento, nel senso che questa è l'immagine del film, di Pulp Fiction, queste erano le pistole. Però è più bello se fanno ok, perché i pro del cloud computing. Cominciamo. Che cos'è il cloud computing? Ci siamo, no? Allora, ci sono tantissime definizioni, alcune sono astruse, incomprensibili, alcune parlano soltanto della realtà business, nel senso soltanto delle aziende, ma nessuno ha mai detto che cosa diavolo è in realtà il cloud computing, con queste parole così semplici che io ho trovato di un autore di un libro che ho a casa, senza leggerla così dalla tascheranda. Basta rispondere a una domanda. Se voi potete entrare, per esempio in una biblioteca, andare al computer e accedere ai vostri dati
o a un servizio, allora quella roba è cloud computing. Cioè è questa, è solo questa la definizione. Se non servono programmi, non serve salvare niente da nessuna parte, fa tutto lui. L'unico programma che serve è il programma di navigazione, che si chiama browser, no? Curiosità, sapete perché si chiama browser il programma di navigazione? Nessuno sa perché si chiama browser. È un termine inglese, to browse, che vuol dire andare proprio nelle biblioteche a sfogliare i libri. Cioè, e quindi è stato preso come lo sfogliatore, nel senso qualcosa. E da lì poi ce ne sono stati tantissimi, da forse 15-18 anni fa sono nati i primi Netscape e gli altri. Sapete, i più diffusi programmi di navigazione sono Chrome, sono Firefox, Internet Explorer, sono Opera, e bla bla bla, ce ne sono parecchi. Comunque, la definizione è questa. Se potete entrare in Internet Point, una biblioteca, sedervi davanti a un computer con questo browser e accedere a quel servizio è nella nuvola. Perché poi vedremo come si chiama nella nuvola, nel senso poi c'è anche un senso che è anche abbastanza difficile. Però quello era il primo pro, no? Posso accedere ovunque, non devo essere più vincolato al computer di casa mia. Qualsiasi computer va bene, qualsiasi smartphone. Secondo, vi ricordate quando dovevamo salvare tutti i nostri dati? Tutti salvano i dati, no? Dovete salvare le fotografie, dovete salvare i video, dovete salvare i documenti del lavoro, avete scritto un documento in Word, la tesina, c'è un sacco di roba che dobbiamo salvare. Un tempo bisognava prendere tutta sta roba. Beh, vedete, tutta questa roba adesso praticamente sta in una schedina microSD. Il cloud computing è lo step successivo, non mi serve neanche più la schedina USB, la microSD, scusate, non mi serve la chiavetta USB, non mi serve niente, io non ho più bisogno di salvare i miei dati. I miei dati sono in internet, i miei dati sono accessibili ovunque appunto ci sia una connessione. Anche questa è una bella comunità, anche perché probabilmente avete dei dati, non lo so, qualcuno che ha cominciato come me parecchi anni fa ha ancora i dischetti, quelli, non so, 5 pollici e mezzo, 3 pollici e mezzo, e dove li mettete adesso? Non fanno più i computer con dentro. O li butti o vai su eBay a cercare un lettore di... Ma chi si mette poi a comprare una roba di genere? Vuol dire che i dati salvati sui vecchi dispositivi sono andati. I vecchi dispositivi si rovinano, i CD si graffiano, non sono più accessibili, quindi potete fare poi tutte le copie di backup che volete, ma nel lungo andare un supporto è finito. E ne parleremo molto di supporto. Può succedere quello che è successo a questo tizio qua, praticamente gli hanno sparato. Gli hanno sparato, il computer gli ha salvato la vita perché comunque le pallottole non gli sono arrivate. Io adesso non penso che ammazzato usciate di qua e vi sparano la cosa. Però, no, anche perché sinceramente non deve essere. Però finora c'è una bella casistica anche. Non la facevo un paese così. No, lascia. Andiamo avanti. Perché vi ho messo un'immagine del genere? Perché questo, vabbè, ovviamente mi faccio una risata, è un caso limite, però. Se vi si rovina il computer, se vi si rovina il supporto, voi avete perso tutti i dati. Vedete, è comunque conseguenza dei discorsi che facevamo prima. Però quante volte, non so, io sul portatile mi scaricavo la posta, il portatile parte. Non, io ho perso tutta la posta, è assurdo, no? Con questo, col cloud computing non esiste più questo problema, perché se mi sparano addosso, io non ho più. Io forse è meglio avere la vita che i dati, però se mi sparano addosso comunque i miei dati sono nella nuvola. Ci affidiamo dei professionisti che speriamo non siano così, nel senso che se per chi non lo sapesse non si puliscono così i computer. Cioè, un tempo, come stavo dicendo, i dati ce li salvavamo noi, no? Noi avevamo le nostre fotografie da salvare, i dati, non so, se qualcuno ha una piccola aziendina, noi ci salvavamo sui nostri dischettini, era nostro compito, nostra responsabilità avere cura dei nostri dati. Ma non solo, visto che molti servizi sono accessibili tramite internet, anche un tempo invece bisognava scaricarsi i programmi, bisognava aggiornare il computer, avere un sacco di rogne, diciamo. Adesso tutte queste cose non sono più compito nostro. Adesso passa tutto a dei professionisti che appunto gestiscono in remoto le cose per noi. Questo è, secondo me, è un aspetto positivo, nel senso che chi ha avuto a che fare con i computer doveva formattare o reinstallare il sistema operativo, non si trova il dischetto. Sono tutte rogne che non abbiamo più. Finalmente è arrivato il momento del telelavoro. Io sono 3 anni che lavoro da casa, sono 3 anni che non ho nessun problema, nel senso che tutti i file della mia redazione, dei miei colleghi, sono tutti in cloud computing e io posso accedervi da qualsiasi computer, ripeto. I pezzi che scrivo io, i file che salvo, le immagini che produco, io li metto sempre sul cloud, perché dovesse capitare che non soltanto mi si rompe il computer, ma se devo lavorare d'urgenza in giro, mi è capitato per esempio che mi servisse un documento mentre ero in giro per Milano,
tirato fuori il telefonino, era accessibile proprio perché salvato in uno di questi servizi di cloud computing. Quindi prendete in considerazione, anche se avete delle immagini, dei documenti, delle immagini che vi serviranno, sapete che vi potranno servire da un momento all'altro, delle informazioni vedremo poi, che vi possono servire in qualsiasi momento. Visto che avete tutti gli smartphone, mettiamoli online, così alla bisogna, diciamo, li abbiamo a disposizione. Quindi io, ripeto, telelavoro, uso tutti i servizi, la stragrande maggioranza dei servizi sono gratuiti. Io nel libro ne ho citati 200 di servizi, anzi più di 200 di servizi, sono tutti gratis, quindi non c'è neanche quella scusa. Beh, qui è come funziona il lavoro di solito, cioè per la collaborazione, c'è cioè uno che lavora e gli altri che dirigono, tutti quanti, però per questa è un'immagine simpatica per dire si può collaborare, e questa è la cosa bella, nel senso il principio è questo: se il mio file, il mio documento sul quale sto lavorando, io l'ho messo in internet e io vi posso accedere da qualsiasi postazione, quando mi pare, dove voglio, con quale device voglio, ma se lo posso fare io lo possono fare anche gli altri, no? A questo punto io lo metto in condivisione e lavoro con altre persone contemporaneamente. Io posso lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. Non so se a qualcuno vi è capitato di lavorare su dei documenti un tempo con altre persone, con un team di persone. Bisognava salvarsi il file, allegarlo alla posta elettronica, mandarlo a quello là che non trovava la versione giusta, poi lo cambiava, lo mandava a tutti, ma tutti non lo ricevevano contemporaneamente. Un delirio. Adesso, per esempio, molti vedo che usano, non so, Gmail o cose del genere. Gmail dà l'opportunità di avere un altro servizio correlato che si chiama Google Documenti. Voi create un nuovo documento, a quel punto date l'accesso a chi volete e quelli vanno dentro nel vostro documento. Io posso vedere loro che cosa fanno, quindi non c'è neanche bisogno di avvertire, sto modificando questo, ognuno ha il suo colore, c'è il suo nome, è una cosa veramente fatta bene. Io ho scritto uno dei libri precedenti che ho scritto, l'ho scritto a sei mani, quindi con altri due colleghi, più grafico. Non ci siamo mai visti, non ci siamo mai incontrati, non c'era bisogno, perché i documenti erano lì, accedevamo tutti allo stesso documento, certo c'è la possibilità magari anche di chiamarsi, c'è chi usa Skype per chiamarsi, tutto gratis. Quindi sono tutti servizi gratuiti. Quindi c'è la possibilità appunto di collaborare, se vogliamo fare i fenomeni, possiamo dire che si chiama cloud collaboration, document collaboration, ma in pratica tutti lavorano sullo stesso documento. Arriviamo ai contro del cloud computing, nel senso che abbiamo visto tante belle cose fino adesso, no? delle potenzialità meravigliose, però io qua ho citato il Pink Floyd, però il lato oscuro della nuvola, no? A parte che non ho ancora detto bene nuvola, è chiara la metafora, nel senso che nuvola viene percepito come qualcosa che sta sopra, sta oltre la nostra casa, sta oltre il nostro computer, sta oltre il nostro ufficio, e si è voluta prendere questa metafora anche perché questi dati sono accessibili ovunque io vada, in mobilità, e quindi è come se fossero nell'aria, come se fossero nella nuvola, ma non è così, chiaro, non c'è nessun temporale che vi rovina i dati. Quindi quali sono gli aspetti negativi? Perché è sempre bene dire, ok, attenzione che ci sono comunque dei rischi, dei pericoli. Io ho sempre questa filosofia, però non voglio creare panico, nel senso che io poi lavorando in questo settore ho visto che comunque si è sempre portati a cercare di spaventare le persone, perché spaventare le persone vuol dire controllarle, vuol dire vendere, no? La paura fa vendere, fa votare un partito, la paura ti fa acquistare le medicine, la paura ti fa comprare gli antivirus. Piccolo aneddoto, io lavoravo in questa... nella redazione di Computer Idea, c'era l'obbligo da parte dell'editore ogni tot copertine di dedicarne una alla sicurezza, perché la sicurezza vende, perché se io vi dico guardate che vi stanno rubando i dati, guardate che vostro figlio è in pericolo, voi lo comprate, e certo, chiaro, mi spavento, poi vi dico ma te la risolvo io la cosa. Quindi ci sono gli aspetti negativi del cloud, però attenzione, prendiamoli con grano di sale. Questa roba un po' velosa è praticamente un data center, cioè dove vengono salvati i dati. Prima abbiamo parlato della nuvola, in realtà abbiamo detto è una metafora, ma i dati vengono salvati fisicamente da qualche parte, no? E se non li ho più salvati io, se non ce li ho più io in tasca, se non ce li ho più sulla chiavetta, dove diavolo sono questi dati? Io vorrei sapere dove sono salvati, non lo so, non lo posso sapere. Vi faccio un esempio: Google non distribuisce le informazioni relative ai propri data center. A dove salva i dati? È anche una questione di sicurezza. Voi provate a pensare ad Al-Qaeda che colpisce tutti i server di Google nel mondo, affossa una nazione. Quindi
Io so che alcuni data center sono in California perché Google è una Mountain View, però in realtà molti data center, tra l'altro non si sa neanche quanti siano in Google, si muovono a 30-35, ma alcuni, pensate, sono addirittura al polo nord, perché uno dei problemi di questi data center è che, come il vostro computer scalda, no? Voi avete la ventolina per raffreddare, pensate a decine di migliaia di computer tutti allineati in una stanza quando scalda. Uno dei costi maggiori è quello del raffreddamento, questi si sono inventati di portarli al polo nord. Altri data center, notizia recente, addirittura forse sono in mezzo all'oceano o sotto l'oceano. Quindi io non so dove sono i miei dati. Questa cosa qualcuno potrebbe creare, cioè, io un tempo ce l'avevo in tasca, adesso sono in Medio Oriente, sono in California. Sinceramente non è mai rifregata, nel senso, però è una delle cose che dei contro. Vabbè, qui la privacy è un po' andata a ramengo. Oh, se non ce li ho più io in mano i miei dati, chi ce li ha? Nel senso, chi li guarda? Allora, anche qui, premessa, ci sono molti servizi, magari avranno sentito parlare di Dropbox, che è uno dei servizi più utilizzati per salvare i propri documenti. Per policy, quindi per politica aziendale, Dropbox proibisce ai propri dipendenti di guardare il contenuto dei file. Sarà vero? Ci vediamo, però è una regola. Loro dicono, voi gestite i file, spostateli, fate quel che il diavolo dovete fare, la manutenzione, ma non apriteli, non potete guardarli. Dropbox è così che sta agli altri, quindi c'è un problema privacy. E c'è in realtà anche un piccolo problema di sicurezza, cioè quando noi i dati ce li avevamo noi, dovevamo stare attenti, ce l'avevamo sul portatile, c'è il virus, ci poteva entrare l'hacker, quindi qualcuno malintenzionato voleva rubarci i dati, quindi era un problema nostro la sicurezza. Adesso in teoria non è più un problema nostro, cioè se io ti do a te Dropbox o a te Google i miei dati, saranno affari tuoi che non ti entrino gli hacker, che non ti arrivino i virus. In realtà la cosa è un po' controversa, perché come io carico sulla nuvola dei file, posso caricarci per il virus, oppure dei servizi possono essere attaccati dagli hacker, è successo. Quindi, per quanto riguarda, io nel libro ho citato un sistema, ad esempio, per crittografare, quindi praticamente blindare i propri file, anche se li carichiamo sulla nuvola. In realtà, su Dropbox e sugli altri servizi sono già blindati, se nessuno può entrare a guardare se non ha le mie credenziali di accesso. E servizi come anche Google, come Gmail, ma soprattutto Dropbox e gli altri, non so se avete visto che è cambiata un po' lo strumento di sicurezza, adesso c'è un'autenticazione a due fattori, si chiama, cioè io devo avere due codici per fare determinate operazioni. Come succede con il sito della banca? Qualcuno forse fa i bonifici online, quando entra devi mettere la password, ma se tu non hai un altro codice che è generato al momento, che è su una tesserina, non ci entri, e quelli sono i due livelli appunto di sicurezza. La stessa cosa sta facendo Dropbox. Se io collego un altro computer a Dropbox per vedere i miei dati, quello mi dice, no, prima metti la password, poi inserisci un codice che io ti mando sul cellulare. Quindi, come dire, la sicurezza può essere comunque rafforzata anche da questo punto di vista. Abbiamo detto che i dati devono essere tutti su internet, devono essere disponibili in internet, no? Ragazzi, se io non ho il collegamento a internet, cosa diavolo faccio? In realtà il problema è relativo, nel senso che adesso è più diffuso di molto tempo fa il collegamento, quindi usa la banda larga. In realtà, voglio dire, siamo quanto? L'ottava potenza mondiale, non è più, siamo la decima potenza mondiale, ci sono delle zone che non hanno neanche la DSL. E già questo potrebbe essere un problema, perché stiamo parlando di far andare sulla nuvola e far scaricare dalla nuvola delle belle quantità di dati, se parliamo di fotografie e video. E cavolo, c'è una, non solo devo aver bisogno della connessione, deve essere anche abbastanza veloce, anche in mobilità abbiamo bisogno di una connessione veloce. E poi soprattutto i servizi potrebbero non essere disponibili. È successo a Google, per esempio, o Gmail qualche settimana fa, per un pomeriggio non è stata raggiungibile. Io l'ho posta su Google, tutto qualche problemino. È successo una volta in due anni, può succedere, lo sai benissimo, cioè a fronte di tanti pro ci può essere anche quel. Quindi la chiave è che comunque stiamo parlando di tutti i servizi in internet, e internet ci deve essere, cioè deve essere disponibile. Quindi questo può essere un limite, sicuramente. O andate in punto col telefonino dove non potete fare il roaming, non vi va la connessione, voi non avete più dati. Però basta sapere. Domanda: quanti di voi si sono mai chiesti perché tutti questi servizi sono gratis? Cioè, quanti di voi si sono mai chiesti perché Facebook è gratis? Se qualcuno si è dato una risposta e si è fatto la domanda,
Facebook? Cosa? Solo la domanda. Okay. Arriva la pubblicità. Quello vale più per Gmail, per Google. Google si basa tutto su quello. Facebook in realtà, più che mandare a voi la pubblicità, vende i vostri dati. Cioè, come policy non può vendere direttamente i dati di Gianluigi Buonanomi e il suo profilo, ma li pacchettizza, fa dei dati che... Cioè, il senso è, se tutti questi servizi, 200 servizi sono tutti gratis, non è possibile che siamo fatti da filantropi, da gente che vuole talmente bene all'umanità da regalare. Cioè, Facebook è utilizzato 1.200.000 persone, non ce lo regala, certo. Vogliono i nostri dati. Perché? Perché è il sogno di ogni uomo marketing. Nel senso, un tempo, come funzionava la pubblicità? Facevano questo spot, lo mandavano su televisioni, beccavano 5 milioni di persone, faccio un esempio di una trasmissione di Mediaset, per beccare quanti? 10.000 clienti, 100.000 clienti? Sparavano nel mucchio. Adesso è il sogno degli uomini marketing, nel senso sanno esattamente chi siete, come vi chiamate, che cosa vi piace, chi sono i vostri amici, tutti i like che avete messo. È perfetto, no? L'uomo marketing non deve fare un messaggio per 5 milioni di persone, lo fa per quei 10.000, quei 100.000 che vi interessano. Cioè, voi sapete che il vostro profilo Facebook vale 130 dollari, 130 euro, 170 dollari. Cioè, ognuno di voi, a voi viene qualcosa in tasca usando Facebook? Non credo. Ma addirittura ci sono dei like che mettete sulla pagina di Facebook che arrivano a valere 600 dollari. Cioè, come ritorno per le aziende, hanno un valore del genere, perché l'azienda è stato calcolato che il ritorno, appunto, in termini di vendite, di aumenti di vendite, della gente che ti segue, che è follower, che appunto che è su Facebook, è una cosa impressionante, perché tu vai a beccare esattamente quella gente lì. Adesso questa io la racconto sempre perché fa impressione, però per dirvi quanto è importante comunque i vostri dati, quanto contano per loro i vostri dati. Allora, negli Stati Uniti c'era questo papà di una ragazzina sedicenne, a cui è arrivata un'offerta dal supermercato di casa. Il supermercato gli diceva: guarda, queste sono le offerte per dei prodotti pre-maman per tua figlia. Cioè, mia figlia ha 16 anni, non mi dice, guarda, la figlia non sapeva di essere incinta. Il padre non sapeva che la figlia fosse incinta. Il supermercato lo sapeva. Il supermercato ha assoldato questa azienda, che si chiama Target, praticamente monitora 25 prodotti che tu compri, e ovviamente non stiamo parlando del test di maternità, perché non sapeva la tizia. 25 prodotti, loro riescono non solo a sapere che tu hai un tot di tasso di indici di gravidanza, diciamo, ma sanno esattamente quando è il parto, o grosso modo il parto, perché loro hanno bisogno di mandarti fino alla data del parto i prodotti pre-mamati e dopo i pannolini, il latte, cose del genere. Questo è l'importanza dei dati che noi stiamo regalando a tutti questi servizi. In realtà, questo è sui social network. Cioè, io quello che dico sempre è: se avete un minimo di paranoia sulla privacy, toglietevi da Facebook. Non c'è storia. Se state su Facebook, non c'è la possibilità. È il contrario, è l'antitesi della privacy. Ma Zuckerberg, che è il ragazzino che ha lanciato Facebook, alla fine lo dice, è finita l'epoca della privacy. Siamo in un mondo sempre più trasparente, no? In realtà, io ho puntato più su diciamo servizi un po' più onesti. Vi facevo l'esempio di Dropbox. Forse non tutti lo conoscono, quindi un attimo di precisazione su che cos'è Dropbox. Allora, immaginate di avere un servizio del genere. Invece che mettere tutti i file online, caricandoli da soli, Dropbox vi dice: tu hai il tuo sistema, il tuo computer, hai il tuo Windows, hai il tuo Mac, fatti una cartellina. A questo punto, se tu ci metti dentro i tuoi file, questi automaticamente vengono mandati sulla nuvola, no? Non hai bisogno di sincronizzarli, è automaticamente tutto sincronizzato, ed è un sistema straordinario, anche perché non soltanto mi sincronizzo automaticamente tutti i miei dati, ma chi voglio io vanno a vedere quei dati, quindi posso collaborare. È uno ed è gratis, ripeto, ed è uno degli strumenti più interessanti. Perché è gratis? Perché loro fanno questo tipo di ragionamento. A fronte di una platea di gente che registra questo servizio gratuitamente, un 5% converte il suo abbonamento in quello a pagamento, che ha più spazio, che ha assistenza, che ha una velocità maggiore, eccetera. E loro hanno fatto questo calcolo che a fronte di quei 5% che pagano, noi il 95% lo usiamo a scrocco. Ma loro va bene, nel senso che più è conosciuto il servizio, più hanno la possibilità di venderlo. Allora questo discorso a me sta bene, nel senso che io so esattamente cosa voglio incontri. Dropbox non mi fa la pubblicità, non vende i miei dati, quindi però tenetelo a mente, nel senso, quando vi scrivete qua e là, nel senso,
sarà una cosa sempre più, tra l'altro, poi cioè, ci saranno delle aziende fra poco che vi diranno: senti, dammi i tuoi dati, io ti faccio lo sconto del 50%, del 30%. Ma avviene già così. Se ti iscrivi a certe newsletter o se dai i dati al supermercato ti fanno gli sconti, perché vogliono sapere dove è, chi siete, vogliono vendervi altra roba, vogliono targetizzare il prodotto. Ancora due tasselli. Vabbè, non sono tasselli, sono i pezzi del Lego, non ho trovato i tasselli. Vabbè, visto che tra l'altro sono un ciclo di incontri veramente interessanti, visto che ci sono degli argomenti altissimi, la musica, la spiritualità e cose del genere, ho detto a questo punto faccio un po' di anch'io. Nel senso, vengo qua, adesso nei prossimi 5 minuti vi parlo di economia e filosofia. Una roba un po'... Allora, perché vi ho detto che parliamo di filosofia? In realtà più sociologia. Allora, Bauman è un filosofo, in realtà un sociologo polacco, qualcuno l'avrà sentito nominare perché se ne sta parlando molto, probabilmente troverete i libri in biblioteca molto interessanti. Lui ha teorizzato questa cosa della società liquida. Adesso, se voi volete fare un po' i fenomeni, non so, siete a cena, si sta parlando dei problemi del mondo, vi dite, beh, sempre una società postmoderna liquida, e lì la conversazione si impenna, perché non ce n'è. E quindi potete fare i fenomeni. Che cosa voleva dire? Io non voglio adesso fare l'approfondimento su Bauman, perché non mi sarei forse neanche in grado, però lui diceva, molto molto stringato, lui diceva, siccome siamo in una società che ha perso tutti i punti di riferimento, politico, non sono più i partiti, cioè, dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, dal punto di vista economico, dal punto di vista religioso, tutto quello che volete. Allora, quello che un tempo era l'identità dell'uomo, che era un monolite, che era una roba definita, tu sapevi che un pezzo d'uomo è facendo tutta la tua vita, non ha più senso. Cioè, la tua identità è liquida, tu sei liquido perché ti adatti alle situazioni, perché la caratteristica del liquido è quella. Io ho messo una tinozza, no? Se voi prendete dell'acqua, voi la mettete in un bicchiere d'acqua, la forma del bicchiere d'acqua. Se mettete una tinozza, la forma della tinozza. Mille forme perché c'è la forma, non esiste una forma. E la stessa cosa è nell'informatica. Nel senso che tutti i dati che noi salviamo, che siano fotografie, che siano video, che siano il documento di testo, se voi andate a vedere bene, sono tutte una serie interminabile di 0 e 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Cioè è un po' come il DNA, e qui parte anche la biologia e la genetica, no? Però è come DNA, cioè se a guardare così i filamenti sono la stessa roba, è comunque la combinazione dei filamenti che ti fa la diversità, e la stessa cosa è di file, però se li vai a vedere sono tutti 0 e 1. Ma a questo punto, se non ha nessuna forma, ma perché gliela devo dare io la forma? È per questo che prima parlavamo del fatto che i supporti non hanno più senso. Voi pensate alla musica, che ne so, il disco Back in Black dei Dismissi, uno dei più venduti della storia. Beh, io magari ce l'avevo in musicassetta, poi ce l'avevo in CD, poi magari avevo in vinile, poi l'ho comprato su iTunes, ma io non sto comprando sempre la stessa roba. A me sembra di comprare una cassetta, un CD, ma non sto comprando un CD, se no mi costerebbe 10 centesimi. Invece io sto comprando il contenuto, e il contenuto non ha più bisogno del contenitore, è sempre la stessa cosa, ma se non ha bisogno del contenitore, a questo punto perché io devo darglielo io? Lasciamolo online, lasciamolo su internet, no? Ed è quello che vedremo poi nei passaggi successivi. Questa è una chiave, appunto, per dire basta, i supporti sono finiti. Io con la battuta non ti supporto più, perché appunto... Adesso parliamo di economia, così sciambola e abbiamo fatto. Che cos'è l'era dell'accesso? Questa è una cosa che mi serve proprio per farvi vedere poi alcuni dei servizi. Jeremy Rifkin è un famoso economista americano, scrive molto bene, tra l'altro se trovate i libri l'era dell'accesso è molto bello. Nel 2001 lui aveva già capito tutto, lui ha detto non ha più senso, secondo me, avere la proprietà di determinate cose, perché certe cose sono costose, si rovinano, diventano obsolete in fretta. A questo punto perché io devo comprarle queste cose se invece posso, tra virgolette, prenderle in prestito? Cioè, avere l'accesso, è un po' quello che succede con l'auto in leasing. Perché mi devo comprare una macchina da 40.000 euro? Io l'affitto fino a un certo punto che mi serve e poi basta. Questa cosa nel digitale è esclusiva, nel senso che io non compro più, non ho più la necessità di comprare un prodotto. Torniamo al disco di un disco qualsiasi, che ne so, un disco quanto costerà adesso? Io non ne compro da anni. 20 euro, credo, no? Un CD. Quanti brani ho su 20 euro di CD? 10, 12, 15, beh, con l'accesso a tutte le canzoni del mondo, io posso spendere 9,90 al mese e accedere a in servizi come magari qualcuno sa parlare di Spotify, ho la possibilità di accedere a 24 milioni di brani. Perché io devo pagare quello?
voi mi potreste dire perché poi non sono tuoi. Non sono miei, però intanto io ho a disposizione tutta la musica del mondo. È questa l'era dell'accesso. Niente più proprietà, ma l'accesso ai dati. Questa cosa però capite che è parallela al discorso del cloud. Nel cloud i miei dati li mando online per averli sempre disponibili. Con questo sistema, perché io mi devo comprare la musica, scaricarla, magari salvarla sui CD e poi dico, ma io voglio il servizio in cloud, la devo ricaricare. È già lì. Non la devo neanche tra l'altro pagare perché non sono io proprietario di questa cosa. Poi lo vedremo bene quando parleremo della musica. Ma come sta succedendo per la musica? Ed è questa la vera rivoluzione. Non li compreremo più i brani. Adesso sta solo cominciando, anche se sta sparando, perché a parte Spotify avrete sentito parlare di Deezer, che credo che sia in X Factor, viene citato, oppure avete sentito parlare di Groove Shark, Last.fm, iTunes Music, Pandora, ce ne sono centinaia, perché sta esplodendo questa cosa. Cioè le case editrici stanno facendo gli accordi con queste realtà e dicendo ti diamo tutto il mio catalogo, tu mi paghi ogni volta che uno fa click sulla mia canzone. Noi cambia radicalmente la cosa. Dopo vedremo perché serve appunto questo concetto. Abbiamo parlato di che cos'è cloud computing, adesso un po' di ciccia, nel senso, abbiamo parlato, è fatto il fenomeno, l'economia, Rifkin e tutte le altre menate, ma alla fine di che cosa stiamo parlando? Quali sono i dati che noi concretamente possiamo già mettere online o che stiamo già mettendo online? Perché ripeto, tutti state usando i servizi di cloud computing. Però ci sono mille modi di utilizzare i servizi in cloud, ce ne sono. Io ne ho citato più di 200 tra l'altro, ma potevo andare avanti per mille. Quindi adesso vediamo, tanto è bellissima questa vignettina, perché vedete dalle schede perforate, i dischettini, poi a un certo punto se ne vanno sulla natura, no? che è proprio il tema di oggi. Qui partiamo col botto, no? Un tempo noi avevamo il nostro computer e sapevamo che su quel computer dovevamo installare un sistema operativo. Quindi dovevamo andare al negozietto e dire dammi Windows, dammi Mac, dammi questa roba qua. Beh, il cloud computing è talmente avanti in alcuni settori, io ho voluto partire con questo anche se è più un caso di scuola, nel senso che non è utilizzatissimo. Però addirittura io posso avere tutto il sistema operativo, tutto il mio desktop, no? Sapete il desktop con tutte le vostre icone, tutte le vostre cartelle? Io lo posso avere online, il mio desktop, con le mie cartelle, i miei programmi, i miei file, come lo voglio io, perché poi sapete che io no, si gestisce il desktop come meglio crede, c'è quello ossessivo compulsivo che ha tutte le iconcine precise, c'è quello che ha un caos madornale, ognuno fa quello che gli pare, però provate a pensare a questa cosa, io vado dall'altra parte del mondo e mi ritrovo lo stesso desktop, è mio, basta cedermi tramite il programma di navigazione. Ripeto, sono ancora un po' acerbi questi servizi, io ne ho citati 3 o 4, anche nel libro ne ho, diciamo che ne ho impegnato poca parte del libro perché sono cose molto avanti, però per farvi capire che partiamo subito col botto, cioè tutto può essere online. Per esempio i vecchi software, questa è una cosa che a me ha sempre mandato in bestia, nel senso che mi vendevano sta scatola grossa così, vuota, c'era tutta una roba di packaging, no? Nel senso che dentro cosa c'era? Un CD, all'inizio c'erano i manuali, poi si sono resi conto che i manuali non li leggeva nessuno, tipo Microsoft a un certo punto, vabbè, sapete cosa vi dico? Mi metto un file PDF, mi metto una roba del genere, quindi io mi compravo questa roba così, con un CD, basta, finita sta roba, no? Sono anni che ormai si possono scaricare, fare il download direttamente dei programmi. Beh, quello che vi sto dicendo io adesso è che è morta anche quella roba lì, o quasi morta, nel senso che noi possiamo utilizzare dei programmi direttamente online. Cioè un tempo vi dovevate scaricare il programmino per modificare le foto, non è più necessario, per le 4 cose che dobbiamo fare noi, togliere gli occhi rossi, raddrizzare la foto, ti carichi la foto su un servizio online, io ne ho citati una decina. Ti carichi la foto, fai tutto all'interno del browser, quando hai finito o la condividi o te la riscarichi. E così funziona per tutti gli altri settori. Pensate all'editing video, cioè alla modifica dei video. Se voi caricate un video su YouTube ha anche uno strumento per modificare i video. Accorciarli, allungarli, mettere la colonna sonora, scurirli, fare quegli effetti. A questo punto perché vi devo scaricare il programma di editing se è già online, ce ne sono parecchi online. E così funziona per tutto, anche. Non so, per dire, voi avete, non so, sempre comprato il pacchetto Office, no? Che tra l'altro è anche abbastanza caro, per avere Word, per avere Excel, per, ripeto, le cose che dobbiamo fare noi, cioè, secondo una statistica, si usano il 10%, dai 6 al 10% delle potenzialità di Word. Scusate, meglio per pagare centinaia di euro, se mi va bene 100 euro per usare una roba al 6%, ma
questo punto, come vi ho detto prima, ci sono dei programmi online, completamente online, come Google Documenti. Io veramente vi consiglio di andare a vederlo. Nella vostra pagina di Gmail c'è una scheda che si chiama Drive, che è praticamente il disco fisso virtuale dove possiamo salvare i dati. Ma dentro lì si possono creare documenti. Tu fai crea documento di testo, ed è quello che poi, come dicevo prima, permette poi anche la collaborazione. Io faccio accedere chi voglio. Ma alla fine ce l'abbiamo lì. Tra l'altro salva in formato Word. Se dobbiamo spedirlo a qualcuno già online e quindi lo facciamo accedere, ma perché ci dobbiamo comprare ancora il... Cioè la roba dei software, hardware, guardate anche le riviste di informatica, un tempo ti regalavano i CD allegati. Non ha nessun senso. Guardate sta roba, è una fotografia fatta da questo Francesco Brunetta, che per fortuna non c'entra niente con l'ex-rivista, che si è fotografato la scrivania e ha provato a far vedere qual è tutta la carta ancora che c'ha in giro. Ma non serve più, ragazzi, ma cos'è sta roba? Ancora devo stare a avere ancora tutte le ricevutine, tutte queste cose qua. Basta, digitalizziamo tutto e abbiamo tutto. A me è capitato personalmente, una mattina ho fatto 2 ore di coda al distretto per iscrivere mia figlia o quello che era. A un certo punto mi dicono, guarda, hai fatto 2 ore di coda, però purtroppo è stato tutto inutile perché vi serve un dato che era sulla dichiarazione dei redditi dell'anno scorso. Io l'avevo su Dropbox, nel senso che col telefonino sono andato su Dropbox, mi sono aperto il file, perché io la stragrande maggioranza dei documenti importanti comunque li tengo online, ho visto quello che mi serviva. E così può succedere per tutte le altre cose. Però guardate che roba vi arrivano. Gli scontrini, ma ragazzi, gli scontrini, ancora se conservare gli scontrini per 10 anni per la dichiarazione di redditi, per chi stiamo parlando. Io sogno un mondo paperless, cioè senza carta, basta. Tranne qui vedo che c'è un utile. È veramente la cosa più utile che ho visto dell'utilizzo della carta più intensamente. Ecco qua un piccione viaggiatore con l'allegato che sta parlando della posta elettronica. Una curiosità, voi sapete perché quasi 10 anni fa ormai è stata creata la posta di Gmail? In realtà non ce n'era bisogno, Google aveva tutt'altro per la testa, Google ha conquistato il mondo con il solo motore di ricerca, non aveva bisogno della posta. In realtà i motivi sono due. Uno mi interessa meno, che è quello comunque di vendermi la pubblicità. Voi sapete, parlavamo prima della cosa dei dati. Se voi su Google scrivete voglio andare al concerto di qualcuno, a chi arriva o anche a voi vi appare la pubblicità, comprate i biglietti del concerto. C'è qualcuno in un sottoscala che vi legge le vostre mail? No, c'è un sistema, un algoritmo che appunto fa un'analisi semantica del testo, riesce a capire anche il contesto del testo e vi piazza la pubblicità. Questi hanno fatto miliardi di dollari, hanno conquistato il mondo, cioè Google è sopra tutti adesso. Ma perché serviva la posta? Per un semplice motivo, nessuno trovava mai la posta. Io utilizzavo Outlook Express, utilizzavo Outlook, utilizzavo Lotus Notes, utilizzavo IncrediMail, utilizzavo Thunderbird, tutti quelli che volevo. Non trovavo la posta. Cioè, se tu fai una ricerca con un programma del genere, non la trovi, o ci metti una vita, o ti dà risultati parziali, o cose del genere. Provate a cercare una cosa con Gmail. Io se mi dite, voglio una mail del 2008 dove parli di quell'argomento, io in 3 secondi mi tiro fuori la mail. Questa è la cosa fondamentale, al di là del fatto che sia sempre accessibile ovunque, che quindi sia nel cloud e che ci serva, però la cosa fondamentale è che adesso il messaggio è se state utilizzando ancora Outlook Express, sta roba qua basta, è una roba, ve lo proibisco, nel senso, non uscite di qua se andate a casa a controllare la posta con Outlook Express. E questi sono altri servizi tutti in cloud, Outlook.com, una volta si chiamava Hotmail, hanno visto che ha un nome che... un nome schifoso, nel senso, l'hanno svecchiato, l'hanno chiamato Outlook.com. Ecco la fine che deve fare un fax, cioè abbandonato in mezzo a una strada, perché cioè, non sai, io ho visto gente che ancora sta usando il fax. Una curiosità, stavo scrivendo un pezzo l'altro giorno sul decreto del fare, ho scoperto che praticamente il governo ha imposto nel 2013 di non utilizzare più il fax nelle comunicazioni tra la pubblica amministrazione. Questo è importante per due motivi, uno perché c'è ancora gente che usa i fax per comunicare, l'altro che il governo ti debba dire che non. Cosa che è vecchia, una cosa che è antieconomica, una roba brutta, il fax. Mi ricordo quando ho cominciato a lavorare in una redazioncina, dove ho conosciuto mia moglie, tra l'altro, una redazioncina di una sportiva, facevamo cronache sportive 20 anni fa, e c'era gente che usava il computer, stampava le formazioni di calcio, ci mandava il fax, e io mi trovavo sto fax e mi dovevo ribattere tutto online.
e c'è gente ancora che usa il fax. Perché ho messo il fax? Perché ci sono i servizi di cloud fax. Se volete, per le aziende, chi vuole, c'è questo centro dove puoi raccogliere più fax, se vuoi te lo fai spedire in posta elettronica, se vuoi te lo stampi, però è lì, nel senso ti arriva nella nuvola, che non lo puoi gestire. Però ti prego, basta fax. Gli impegni è una cosa che può cambiare la vita a tutti noi, nel senso che io ho visto che c'è in giro gente ancora con l'agendina. Non ha più senso, cioè nel momento in cui io ho dei dispositivi come appunto, che ne so, l'iPhone, lo smartphone, io mi segno da Google, per esempio. Premetto, io non sono pagato da Google, ne parlo molto perché è quello che va di più e tutto quanto, non mi frega niente di pubblicità di Google, però in effetti certi servizi sono meno di dati. Voi avete la possibilità di avere Calendar, no? A questo punto i miei impegni io li carico tutti online, li carico nella nuvola, perché comunque, a parte che vi accedo dove diavolo voi, ma poi soprattutto ho la possibilità di poter godere di tutte le peculiarità di internet. Cioè, se io voglio, posso invitare altre persone a, non so, a partecipare a un evento, lo invito tramite Calendar, oppure, non so, dovete organizzare la sala riunioni, no? Un tempo si andava a fare la sala riunioni, su un fogliettino si scriveva un prenoto dalle 10 alle 12. A questo punto fate un file condiviso, fate un accesso condiviso a un calendar e a quel punto ognuno che arriva prima si prenota, ma non so, il campo di calcetto, gli impegni del figlio tra marito e moglie, queste cose qua, e sono tutte condivise. Mettete degli alert, che sono gli avvisi, vi appare, sta per iniziare il tuo evento. Gli impegni possono essere presi direttamente da Facebook. Quindi, comunque un cambiamento epocale anche da questo punto di vista. Io parlo di, esagero parlando di rivoluzione, però sono piccole cose che possono cambiare la vita, no? Questa foto l'ho fatta a casa mia. Pagine gialle e pagine bianche. Mi arrivano le pagine bianche e le pagine gialle. Questa foto è stata fatta dopo un mese che erano lì e sono ancora lì dopo, quindi, un altro mese. Cioè, ragazzi, i contatti, dicevo, è fondamentale averli comunque a disposizione. Cioè, se voi salvate tutti i vostri contatti nella rubrica di Gmail, poi ce li avete comunque. Se io mi arriva una chiamata, salvo il numero, io lo salvo in modo che sia poi comunque raggiungibile da tutti gli altri miei device, da tutti gli altri, dal computer, dall'iPad, da tutto il resto. Anche i contatti finiscono nella nuvola. Voi pensate che addirittura ci sono dei servizi delle aziende talmente avanti che vi fanno un servizio di questo tipo. Spediscimi tutti la scansione dei tuoi biglietti da visita che te li converto in un'agendina già fatta elettronica. Perché è quello, cioè, avere poi, provate a immaginare ancora un'agendina con i contattini, con i numeri di telefono, l'anno dopo non ti sta più, lo perdi, anche questo, basta. Gli appunti, questa secondo me è una delle cose più interessanti, perché io qui cito uno dei servizi che si chiama Evernote. Se lo conoscete bene, se non lo conoscete, datevi da fare, nel senso che è un servizio che vi permette di prendere gli appunti, qualsiasi tipo di appunto. Nel senso, voi potete scrivere, non lo so, siete qua alla conferenza, state prendendo appunti. Sono sta prendendo appunti, bravo. Io. Prendo appunti su Evernote, le sto mettendo. No, sul locale. Ok, quindi c'è la possibilità poi di salvare, perché il bello di Evernote è che non è che ti devi andare sul servizio, farti il tuo taccuino e scrivere gli appunti, tu puoi farti una mail, spedisci a un indirizzo tuo di Evernote, te lo crea automaticamente e lui lo trasforma in taccuino. Perché è importante? Io per esempio ho segnalato nel libro degli usi pratici di Evernote, per dire, io non mi ricordavo la targa della macchina, non mi ricordavo il numero di tessera di Sky, non mi ricordavo la tessera della Coop, io alla fine li ho segnati tutti così, la macchina, ho fotografato la targa, l'ho messo su Evernote, quando ho avuto bisogno, alla fine ce l'ho sempre disponibile. Cioè, se adesso mi voi mi dite qual è la targa, ma anche io vi rispondo. Purtroppo la macchina è stata rubata, quella lì. Non è che ci posso fare niente. Evernote è già usato da 1 milione di persone in Italia, non sto parlando di una roba residuale, ed è in fortissima crescita, quindi io questo lo posso. Le mappe, ragazzi, le mappe. Ancora in giro questi lenzuoli. Perché le mappe c'entrano con il cloud? Perché io posso salvare sempre su Google Maps le mie mappe. Cioè, io posso salvarmi delle mappe personalizzate, che ne so, l'itinerario del viaggio di nozze, io posso appuntarlo e poi viene bello anche visto visivamente su una mappa e poi condividerlo, però è salvato online, io queste informazioni ce l'ho online, quindi anche le mappe possono finire. E poi sinceramente
qui la nuvola c'entra e non c'entra, ma è tutto parte di quella grande rivoluzione del digitale che io vi raccontavo, nel senso che il cloud è soltanto uno degli aspetti ed è comunque uno dei più pratici, ma poi c'è tutto il resto. Io nel libro, per esempio, parto così, raccontando la mia esperienza personale. Io giornalista devo andare alle conferenze stampa. Le conferenze stampa funzionano così. Il PR ti manda l'invito. Un tempo, negli anni 90, negli anni 2000, qualche anno fa, ti mandava questa mail con allegato un volantino dell'invito, con i riferimenti, e tu cosa dovevi fare? Dovevi prendere l'invito, o comunque i riferimenti dell'invito, e stamparli in duplice copia. Uno te lo tenevi per te, uno lo mettevi nel librone della redazione, così tutti sapevano dove eri. Poi dici, devo andare quell'invito in quella location, come chiamano loro, devo stamparmi la cartina, succedeva così. No, tra l'altro ti stampavi queste cose e te le lasciavi in redazione, la mattina andavi direttamente e non le avevi, quindi avevi stampato tutto e tutto ok. Ora che cosa succede? A me arriva l'invito, a volte tramite Facebook, io lo aggiungo direttamente a Calendar, comunque nella lista di impegni, non stampo più niente, non guardo neanche dov'è la cosa, la mattina stessa io esco, guardo, dico ah questo è l'indirizzo, automaticamente lui mi dice guarda che l'indirizzo è collegato alla mappa, lui mi fa vedere la mappa, quindi so esattamente. Gli orari dei mezzi, prima magari mi devo cercare, lui mi dice esattamente dove devo andare, perché questa è la potenzialità degli smartphone, no? Quindi, voglio dire, tra mappe e tutto il resto qui è una grande, piccola, grande rivoluzione. Le foto, qui penso che c'entriamo tutti, no? Ricordate i tempi della pellicola, basta, no? Ogni giorno su Facebook vengono caricate 350 milioni di immagini. Ogni giorno, 350 milioni di immagini, la gente le mette lì le foto adesso. Poi ci sono altri servizi, io comunque nel libro parlo di Flickr, parlo di altre cose. Però è proprio il senso che dicevo prima, le foto sono digitali perché diavolo me le devo stampare, le metto online. Io ho la possibilità di avere online tutte le mie foto. Poi me le stampo per carità, faccio quello che mi pare. Però ce le ho disponibili sempre ovunque. E la gente li sta usando, vi dicevo, se usate Facebook e avete postato almeno un'immagine, quello è un servizio in cloud, no? Perché comunque se io dall'altra parte del mondo accedo a Facebook, mi trovo le mie stesse foto. Stessa cosa per i video. Tempo guardate i video personali, le videocassette ci riempivamo di sta roba. Adesso ogni minuto su YouTube vengono caricate 72 ore di filmati. Ogni minuto. Perché è lì che devono andare, non a filmare. I libri. Questo era uno degli utilizzi più pratici. E più o meno ci siamo. I libri, questa è una cosa particolare, se io vorrei spendere due parole sui libri perché è una cosa che mi interessa, perché è una mia passione, poi siamo una biblioteca. Io capisco che ci sia della resistenza nei confronti del libro digitale, ma se non altro per un semplice motivo, da quanto tempo esistono i libri così come sono fatti? 550 anni, da Gutenberg, hanno sempre la stessa forma, i libri sono sempre uguali. Adesso sta cominciando a cambiare la cosa. In realtà poi abbiamo questa abitudine di pensare che il libro sia poi l'oggetto perfetto. Ma perché lo diceva anche Umberto Eco? Umberto Eco aveva parlato di oggetti perfetti, non perfettibili. Cioè non ci sono soltanto i libri, se pensate è perfetto, no? Vuol dire, si tiene un panno di mano, si sfoglia, ci sono i numeri di pagina, è rilegato, è bello da vedere, lo metti lì, non devi avere la corrente per utilizzarlo. E così Umberto Eco parlava di altri strumenti, cucchiaio, non è perfettibile. C'è miglior oggetto per mangiarti la minestra, la bicicletta, la pedalata è quella. Poi, e allora siamo arrivati fino a questo punto pensando che il libro fosse l'oggetto perfetto. Non lo è. Il libro di carta non è l'oggetto perfetto. Ma qualcuno dice, sì, ma l'odore della carta. Cioè, spesso è la puzza di muffa o spesso è il gatto che ci ha fatto qualcosa sopra. Cioè l'odore della carta è un po' una specie di brutto. Il libro elettronico, perché ci interessa? A parte il fatto che digitalizzare i libri ha un vantaggio spaventoso, pensate solo uno, cercare qualcosa. Io devo cercare una parola, io a casa ho centinaia, migliaia di libri, non trovo mai neanche i libri, ho provato a cercarli, non li trovo, infatti sono in tripla fila, sono alcuni in garage, alcuni... Porca miseria, digitale, io se volete qua, giuro, ho 15.000 libri, tutti in digitale, io se volete mi dite un titolo, ve lo apro, non ditelo perché. Però se volete è così, nel senso che se devo trovare una parola in uno dei 15.000 libri, io ci metto un secondo. Quindi già questo. Poi ci sono altri vantaggi secondo me del digitale del libro elettronico. Fate per esempio le sottolineature, non so se qualcuno di voi ha usato il Kindle o un e-reader. Le sottolineature, poi col ditino fate così.
alla fine del libro voi potete riunire tutte le sottolineature, avete una sorta di sunto, no? E a questo punto cosa vi faccio del riassunto? Io per esempio faccio il riassunto di una cosa, me la spedisco sempre su Evernote e io ho in una nota di Evernote il riassunto del libro automaticamente. Quando dovrò un domani per il mio lavoro scrivere un libro, io ce l'ho già scritte le cose. Ma c'è molto di più, nel senso che i libri elettronici permettono per esempio il social reading, cioè la lettura sociale, collettiva. Cioè se ci sono due persone con l'iPad o l'e-reader, possono condividere, per esempio, non so, una parte che ho sottolineato, io posso metterla su Facebook. Cioè io nel mio libro sottolineo e la metto su Facebook. E anche questo è una cosa che permette di dare un'altra dimensione alla lettura. L'abbiamo sempre considerata una roba molto molto privata, una roba intima, anche se vogliamo la lettura, lo può essere comunque. Ma c'è anche questa dimensione. Che cosa diavolo c'entra col cloud? Beh, se io ho tutti i libri in digitale e li metto online, ve l'ho detto, io ce li ho tutti qua. Come ce li ho a casa sul computer, come ce li ho sull'iPad e ce li ho tutti. Io li metto nella nuvola. Ci sono dei servizi, io posso citarvi quello di Amazon. Amazon ha un servizio che si chiama Cloud Reader. Voi potete caricare i vostri libri digitali oppure vengono automaticamente messi lì quelli che comprate. Cioè quelli che comprate sono già online, no? E addirittura c'è questa cosa, secondo me, molto intelligente, per cui se io leggo lo stesso libro su più device, quindi su e-reader, sul computer, sull'iPad, se io arrivo a pagina 50, quando lo riapro di là è sempre pagina 50. Che è una cosa, vuol dire? Niente sconvolgente, però. Oh, arriviamo alla musica. Un tempo c'erano tutti quei supporti, no? Il vinile, c'era la cassetta, c'era il CD, poi ci hanno rifilato l'iPod. È quello che dicevo prima. Quello che, di cui parlavo prima era il servizio appunto di acquisto della musica, che in realtà non è più acquisto. E voi mi potrete dire, cavoli, però la roba non è più mia, nel senso che funziona così. Tu lo Spotify, tra l'altro non devi neanche pagare, è gratis. Se voi vi iscrivete, io ve lo consiglio tra l'altro, perché se non è un... è uno dei servizi più interessanti di quelli che stanno nascendo. Funziona così: andate sul sito di Spotify, vi registrate, ma neanche senza mettere i dati, mettete il vostro account Google, che bisogna sempre stare attenti ai dati che si danno, però vabbè. Entriamo, a quel punto io immediatamente ho accesso a 24 milioni di brani. Cosa ci posso fare? Posso ascoltarli, posso fare delle playlist, delle liste di ascolto, posso condividere queste playlist con i miei amici, posso fare in modo che le costruiamo insieme le playlist. Cioè, queste liste di distribuzione, devo organizzare una festa, ci sono 10 invitati, a questi mando una mail dicendo: su Spotify io ho fatto la mia lista di canzoni, cos'è che volete sentire quella sera? E ognuno mette la propria preferita, da casa propria o dal cellulare. Qual è l'inghippo? Che quando voi smettete di pagare l'abbonamento, voi non avete niente, cioè le canzoni non sono vostre. È vero che io potenzialmente ho 24 milioni di canzoni, in realtà non ne ho nessuno. Però questo è un argomento un po' controverso, nel senso, a meno che voi non siate dei collezionisti, ma chi se ne frega se avete comprato un vecchio CD che poi magari è in cantina. Se io non vi posso accedere, non posso ascoltare la canzone quando diavolo voglio io, che cosa me ne frega di avere il supporto? E a questo punto è per questo che stanno esplodendo questi sistemi. Poi in realtà la cosa, diciamo, c'è la roba della proprietà intellettuale, è un po' una mezza boiata, nel senso che se voi ci pensate bene, quando uno scrive un libro, poi muore, anch'io volevo, dopo 70 anni i diritti cadono, no? Ed è liberamente accessibile, quindi è comunque un copyright limitato. Ma se poi andiamo a pensare, non so, vi faccio un esempio musicale, Bob Dylan, la maggior parte delle sue hit sono roba copiata, no? Sono dei classici del folk e del blues americano, però lui ci ha messo le sue impronta, è bravo, e canta bene, ci ha scritto delle parole diverse, ma le melodie spesso sono rubate, è tutto rubato, nel senso, tutto quello che è cultura è un po' un furtare, cioè ci sono pochi grandi geni, tutti gli altri copiano, rubano. Anzi, c'era Steve Jobs che diceva: i grandi artisti creano, si fa per dire, i geni rubano, e lui rubava. Cioè Steve Jobs non si è inventato niente. Steve Jobs ha copiato da Xerox l'interfaccia con le icone, il mouse, non si è inventato l'iPad, non si è inventato l'iPhone, era tutta roba che c'era già. Quindi la cultura, da questo punto di vista, cioè il copyright in realtà è una cosa un pochettino farlocca e probabilmente scomparirà. Cioè io adesso faccio questa facile profezia, non so che facile,
Cioè, chiaro, se mi dicessi Juve-Napoli 1x, domani venite qua e dicevo guarda, ha vinto il Napoli, quindi io posso dirvi, fra 10 anni non ci sarà, fra 20 anni intanto chi mi viene a dire niente? Però questa è una mia sensazione, cioè ci sono comunque dei segnali che dicono il copyright, cioè mettere il proprio marchio sulle idee, sulla cultura, non ha alcun senso. Sta avvenendo, tant'è che molti programmi, per esempio, sono liberi, sono open source, no? Sapete perché ha successo un successo clamoroso Android piuttosto che iPhone? A parte che iPhone e iOS costano un casino, Android è libero. Cioè chiunque può prendersi questo sistema per i telefonini e modificarlo. Chiunque può guardare dentro come è fatto il sistema. E adesso Android è già sul 75-80% dei device, ma ha vinto proprio per questa ragione. Cioè nel lungo andare gli ambienti chiusi e protetti scompariranno. Gli ambienti aperti, succede anche nella cultura, quanti autori, o mettete anche gente che fa fotografie, video, e mi dicono, guardate io non voglio nessun soldo, non me ne frega niente, io metto questa licenza che si chiama Creative Commons, che vuol dire, tu usa quello che vuoi, devi soltanto darmi l'attribuzione, la paternità di quello che ho scritto, ma tu usalo come vuoi, e questo è lo spirito dell'open culture, no? della cultura aperta. Ed è questo che secondo me prepara. Quindi stare qui a dire sì, ma io non ho le canzoni, adesso ha senso, però non ha nessun senso. Andiamo avanti con i... Guardate qua, questo è uno dei miei film preferiti, anche se un po' ci sono bambini in sala, non fategliele vedere ancora per qualche anno. Però, Clerks, io quando è uscito anni 90 mi sono comprato la videocassetta. Poi ho detto, cazzo, è uscito io. Poi è uscito il DVD, dico cosa faccio? Non compro il DVD, ci sono dei contenuti speciali. Poi a un certo punto è uscito il Blu-ray, cosa faccio? Non prendo l'alta definizione. Cioè io ragazzi in questo film me lo sono comprato 3 volte. Ma ha senso. Cioè io sto guardando sempre la stessa roba e me la sono comprata 3 volte. E sapete qual è la cosa bella? Che se voi vi siete comprati il Blu-ray e quindi avete puntato tutto col televisore HD, l'HD è già vecchio. Perché vi stanno dicendo, ragazzi guardate che è uscito l'Ultra HD, che è 4 volte più definito. E sapete perché è uscito adesso? Perché ha fatto talmente schifo il 3D, non se l'è comprato nessuno, che il 4K, l'Ultra HD, che doveva uscire nel 2015, l'hanno fatto uscire adesso. Tutti si compreranno. Molti si compreranno l'Ultra HD, 4 volte più definito. Il problema è che c'è già l'8K. Cioè l'Ultra HD. Nel senso, non ve lo possono dire perché è una questione di marketing, però vi fanno comprare l'altro e vi fanno comprare quell'altro. Ma scusate, ma io mi ero comprato il Blu-ray di Clerks. Aspetto il Blu-ray, quello Ultra HD, poi sarà vecchio pure quello, basta, no, io potrei dire basta perché non ne posso più veramente, però, cioè, è una questione proprio dei supporti che mancano, perché ve lo metto qua, perché ve l'ho detto, perché poi sul cloud possiamo salvare tutti, anche i film su Twitter, io posso salvare tutto quello che mi pare, vi accedo, ma non c'è più soprattutto il supporto, non manca tantissimo, vedo, non mi preoccupate. Qual è il futuro da questo punto di vista? Io prima vi ho parlato di Spotify, della musica accessibile appunto comunque pagando, sta per arrivare anche questo, nel senso che questa è già esploso, è Netflix si chiama, è già esploso negli Stati Uniti. Come funziona? Io non mi compro più il film, io pago, mi sembra $4.90 al mese e accedo a tutti i film del mondo, tutti i telefilm del mondo, tutti i documentari del mondo. Cioè io pago un abbonamento e... Tra l'altro io vi ho messo questa immagine che è molto divertente secondo me perché il film si chiama Unbreakable, cioè indistruttibile, si è rotto. Perché Netflix all'inizio faceva queste cose qua, spediva a casa i film e ti dava anche la busta per rispedirlo, quindi non dovevi proprio uscire di casa. Che è un po' l'antesignante per dire, c'è lo streaming adesso che lo mando direttamente a casa senza che esci di casa. E Netflix negli Stati Uniti ha un successo clamoroso, è arrivato in Gran Bretagna l'anno scorso, in 6 mesi ha fatto 1 milione di abbonati, arriverà anche in Italia, ma non si dovesse dire ancora quando, ma questa sarà una vera rivoluzione per i film. Andiamo veloce, videogiochi, stessa cosa, un tempo, voglio dire, Commodore 64, pure giocavate così, la nuova frontiera appunto il gioco nel cloud, non si scarica più il gioco, non si va più in negozio a comprarlo, Steam è la nuova piattaforma che sta avendo un successo clamoroso, non dovete, cioè, voi praticamente accedete al vostro account e dite io voglio giocare a FIFA 14, non devi scaricarlo, è già disponibile, quindi non te ne frega più niente di aggiornarlo, non te ne frega più niente. È tutto comunque in cloud. Puoi accedere dal tuo televisore smart TV, quindi una TV che si collega a internet o dal computer. Tutto finisce nella nuvola, anche questa presentazione sulla nuvola. Nel senso che c'è uno spazio
per vedere le presentazioni. Se vi siete persi qualcosa, oppure siccome dopo io, per chi vuole approfondire, ho messo alcuni riferimenti, soprattutto se leggete in inglese, però qui ci sono degli approfondimenti. Se volete, andate su questo servizio appunto che si chiama SlideShare, c'è il mio canale, potete rivedere la presentazione e andare a vedere quegli articoli che io ho appunto suggerito. Se ci sono domande, io avrei finito. Vi ringrazio dell'attenzione perché so che è una cosa abbastanza lunga. Vi ricordo prima di finire che appunto si può acquistare il libro qui nel banchetto. Tutti i soldi saranno devoluti a Pampers, proprio perché da una piccola Giulia che usa 7 al giorno, vi contribuite a Pampers e Plasmon. Se ci sono domande...